Potete acquistare crediti su un sito affidabile a prezzi bassi e già scontati andando nel link qui sotto in descrizione. Bella ragazzi e ben ritrovati sul mio canale. Siamo qui con il terzo episodio di questa Lega Europea che vi sta piacendo molto, questo mi fa molto piacere. Penso sappiate un po' tutti come funziona. Aspettate un attimo, volevo precisare che mi spiace se non sarà proprio tutto fantastico le luci, solo che non me la sono sentita di uscire per chiudere gli scuri visto che diluvia e non uscirò mai con questo tempo. Tornando a noi comunque ragazzi, chiudiamo questa brevissima parentesi. Dicevo, penso sappiate un po' tutti ormai come funziona. Se non lo sapete, andatevi a vedere gli altri episodi. Oggi penso che giocheremo tre partite, non due come al solito. Vorrei avanzare un po' con questa stagione e soprattutto arrivare ai big match veri e propri. Non che non lo siano un po' tutti, perché comunque giochiamo sempre contro avversari di tutto rispetto. Oggi giocheremo, o almeno penso che giocheremo queste tre partite che saranno con Tottenham, Monaco e Manchester United, due in casa, una fuori, e probabilmente quella che giocheremo fuori casa è anche la più facile, tra virgolette, di queste tre. Comunque, direi subito di avanzare con il calendario per andare a giocare queste partite. Si sono fatti male un po' tutti, si stanno comunque facendo male un po' tutti, quindi questo mi dà un po' fastidio perché non vorrei ritrovarmi con la rosa con i giocatori contati, visto che non c'è la possibilità di far mercato per questa competizione. Non riesco a parlare oggi molto molto bene. Detto questo, ragazzi, visto che non riesco a parlare, direi che magari riesco a giocare. Quindi andiamo a giocare la prima partita di questo episodio. Sarà Roma Tottenham all'Olimpico. Sarà una gran partita. Salutiamo la gatta. Siamo dunque all'Olimpico per questa giornata numero 5, dovrebbe essere, sì, la quinta giornata di questa European Cup, European League. Giochiamo contro il Tottenham. C'è un ex, penso l'abbiate intuito un po' tutti, parlo del Coco Lamela che ha militato per 2 stagioni con la maglia della Roma, ora è al Tottenham, sicuramente ci metterà in difficoltà perché è la legge degli ex, soprattutto perché si gioca all'Olimpico e quindi lui torna a Roma e deve fare il fenomeno. Speriamo di no, queste comunque sono le formazioni. La Roma torna con il 4-3-3. Per dare un po' di equilibrio in mezzo al campo, poi vedo se chiaramente c'è da sbloccare la partita. Provo a mettere anche il modulo con cui abbiamo giocato a Parigi, ovvero il 4-1-2-1-2. Questo è il Tottenham con un 4-4-1-1, formazione interessante quella inglese. Inglese. Adesso vediamo un po' se riusciremo a scardinare la difesa avversaria. Pjanic, però, perde un brutto pallone. Paulinho dentro a cercare De Bayor che si gira, spara la porta per Eriksen che calcia e c'è. E c'è. Penso sia calcio di rigore. Il contatto penso sia dentro. Penso sia calcio di rigore per il Tottenham. Tutto nasce da una palla persa da Pjanic, brutto errore, errori che dobbiamo assolutamente, ragazzi, dimenticarci di fare. Partita che rischia di essere compromessa già da subito. Ed è gol. Avanti il Tottenham. Assegno a Depayor dal dischetto dopo 6 minuti. Castagna gli porta via il pallone in maniera regolare. Gervinho, giocata e tocco verticale per Totti. Quindi bella palla per Pjanic, sta andando dentro Nainggolan, buono il pallone per il sinistro del Ninja, Vorm arriva ai turbe, ancora Vorm, la mette in calcio d'angolo. Doppia grande parata del portiere del Tottenham, la Roma vicino al pari. Che però è costretto ad allargare per Olebas, va dentro Totti, buono il pallone, Totti prova a metterla, c'è una deviazione. Sarà ancora calcio d'angolo, buonissima Roma alla mezz'ora. Giallorossi che stanno mettendo sotto il Tottenham senza trovare però una vera e propria palla gol. Vediamo qui con Gervinho, Vorm arriva Manolas, ma il pallone non entra. Poi Lamela. Pronto al traversone che arriva ed è 2-0. Segnato Eriksen. Il Tottenham non perdona nulla alla Roma. Ed è 2-0. Adebayor per il destro, traversa, mamma mia. Adesso si rischia anche il tracollo. Nel senso che è stata una partita equilibratissima. Equilibrato il possesso palla, equilibrati i tiri, 5
della Roma, 5 del Tottenham, 4 nello specchio per squadra. Chiaro che loro sono stati più cinici, dovremmo farlo anche noi questo secondo tempo. Roma che attacca con Pjanic, che va da Totti, prova a difendersi dalla pressione avversaria e ci riesce. Lascia poi a De Rossi. Spazio per provare. Il pallone diventa buono per Nainggolan. Al limite Nainggolan vuole entrare in area. Il cross che impatta su Paulinho. Poi il pallone viene messo fuori. Non bene. De Rossi può calciare. C'entra il palo e poi Gervinho riapre la partita. La Roma trova il gol in maniera rocambolesca con Gervais, che praticamente non ha tirato. Anzi, è entrato in porta con la palla. Ha segnato con lo stop Gervinho. Dopo il palo di De Rossi. Nainggolan torna da Daniele, c'è anche Totti dentro, servito il capitano, Totti, Worm attraversa e poi la ritrova Worm. Servito il capitano, Totti, Vorma attraversa e poi la ritrova Vorma. C'è anche fallo di Gervinho, ma non ci credo. Per Dumbia, Dumbia prova a proteggere il pallone, poi prova a offrire i compagni, non arriva, poi ancora Nainggolan dentro per Florenzi, la rigore, cercato, Dumbia, non ci credo. Ma non è possibile! Ma non è possibile! È riuscito a prendere anche traversa riga! Finisce la partita. FIFA non è un gioco scriptato. FIFA non è un gioco scriptato. Roma che perde 2-1 in casa con il Tottenham. Una partita, vabbè, abbastanza dominata. Ma il Tottenham, ha avuto FIFA dalla sua parte. Roma che rimane a 9 punti. Roma che in casa non può vincere. Questo dice questo gioco. Quindi andiamo a giocare la seconda partita senza perdere troppo tempo contro il Monaco. Bisogna subito tornare alla vittoria, ragazzi. Dà fastidio aver perso una partita del genere, ma adesso per dimostrare che la sconfitta è stata immeritata, dobbiamo vincere le altre, partendo da quella contro il Monaco. Quindi Germain dentro per Ferreira Carrasco, la respinta di De Sanctis. Questo era un pallone da bloccare, ragazzi. Cominciamo a perfezionare un po' tutto. E il corridoio per servire Sanabria, però non filtra, poi ancora i turbi, torna sul sinistro, vuole calciare! Mamma mia! Il sinistro di Manuel che va vicinissimo alla porta di Subasic. E sta partendo anche Sanabria. E il pallone è proprio per l'argentino. Sanabria vuole entrare in area. Poi sterza sul sinistro. Subasic respinge. Vuole lo scambio con Sanabria. Poi Totti, eccolo il triangolo che si chiude. Dumbia davanti a Subasic. Dumbia va sul sinistro e non trova la porta. Fuori. Che va in avanti da Sanabria. Ancora palla per Totti. Si sta muovendo Dumbia. Si sta muovendo anche Sanabria. Il pallone per l'argentino. Poi ancora Totti. Buona azione ancora della Roma con Dumbia. Che si sta muovendo. Il pallone per lui. Forse un po' lungo. Ci arriva Dumbia. Finalmente. Sei tu. Dumbia. Porta in vantaggio la Roma. E finalmente lo dico, ragazzi. Sono due partite che aspetto. Roma in vantaggio al 37esimo col gol di Dumbia. Poi Sanabria alza il pallone per Dumbia, è una gran palla quella dell'argentino per Seydou, 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 Seydou! Fa 2-0, riesce a segnare. Ed è un gol della tranquillità, ragazzi, senza ombra di dubbio. È impressionante che abbia segnato lui una doppietta perché, come ho detto prima, al di là dei gol è il peggiore. Cioè non riesce a controllare un pallone, non riesce a difendersi da una spallata, nulla. Eppure è lui che ci sta facendo vincere questo match. Finisce comunque la partita con la Roma che torna a fare 3 punti. Vince ancora, ma vince ancora lontano dall'Olimpico per 2-0 sul campo del Monaco. Adesso, ragazzi, verrà il momento della ciliegina di questo episodio perché giocheremo una partita che sa comunque anche di tradizione, di storia. Una partita importante per la Roma. Contro il Manchester United, che tra l'altro, da quello che ho visto rapidissimamente in classifica, è a pari punti. Roma seconda e Manchester terzo. Manchester secondo, Roma terza, fate voi. Comunque, a pari punti. Questo sarà anche uno scontro diretto, appunto. Sì, sicuramente uno scontro diretto, ma sarà un match point delle due squadre per la seconda posizione. Solo, tra l'altro, se il Real non dovesse vincere o comunque dovesse perdere, una delle due vincendo potrebbe anche conquistare la vetta. Non facciamoci troppi calcoli, ragazzi. Comunque, preoccupiamoci invece di fare bottino piano sul campo, sul nostro campo. Ed è questa la cosa che mi preoccupa di più. Comunque, andiamo a giocare questo big match contro il Manchester United. Sta per iniziare Roma-Manchester United. Si sta facendo vedere anche Olevas. Il pallone in qualche modo gli arriva.
Vorrebbe lo scambio poi con Totti, che preferisce invece l'opzione dei rossi. Fuori per Ljajic, pronto al destro, calcia Ljajic, Valdes. Dentro ancora per Rooney, occhio al Manchester pericoloso. Con Di Maria, sinistro! Splendido Manolas che riesce a metterla in corner. No, io non posso più andare avanti così, però, ragazzi. Cioè, un giocatore a partita si rompe. Fortunato De Rossi. Quindi occhio a Dumbia che può mandare Gervinho. C'è campo per l'Ivoriano. Gervais tira il rigore. Gervinho Valdes. Il pallone rimane buono, ma non ne entra comunque. Occhio a Fletcher dentro ancora per Fellaini, chiude Manolas, poi il destro De Santis, Nainggolan, ottimo il controllo del ninja, Nainggolan entra in area, Nainggolan può metterla perché c'è Dumbia! Seydou! Roma 1, Manchester United 0, al 43esimo arriva il gol dell'Ivoriano che fa esplodere l'Olimpico. Era troppo tempo che la Roma non andava in vantaggio in casa e quindi può avanzare perché c'è Ljajic al centro. Iturbe entra in area, Iturbe steso, calcio di rigore! Il raddoppio fermato dal capitano, dal dischetto. È un gol importante, è un gol, ragazzi, che credetemi, mi rasserena moltissimo perché arriva a inizio secondo tempo. Roma United con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Una grande Roma stasera, ragazzi. E punti pesanti con la Roma che va da sola al secondo posto. E ora bisogna vedere cosa ha fatto il Real Madrid, perché la Roma potrebbe anche essere prima al momento. Fate una foto a YouTube, fate una foto allo schermo. Questa è la settima giornata. Potrebbe non succedere mai più perché ci mancano ancora 31 partite. Quindi sono tante, ragazzi. Poi credo 31, ma io in matematica non sono forte. Comunque la Roma è lì. La Roma è lì, dove la vorremmo vedere dopo le 38 partite giocate. Anzi, chiudiamola proprio così, questa puntata. È una puntata a varie facce, ragazzi. Perché sto urlando poi non lo so. Comunque, è una puntata a varie facce, ragazzi, perché è partita un po' maluccio, con una partita persa in casa che ha un po' macchiato l'episodio alla fine. Perché comunque, ragazzi, vabbè, FIFA quest'anno è così. Non sono neanche convinto che sia totalmente colpa di FIFA, perché può capitare nel mondo del calcio che una partita ti va storta e quindi non entra il pallone. Diciamo che FIFA aiuta da questo punto di vista e molti di voi me lo possono confermare. Non voglio crearmi comunque alibi perché alla fine siamo in testa nonostante tutto, anche se manca ancora un'epopea al termine del campionato. Ragazzi, visto che mi sto dilungando, non posso che salutarvi. Vi invito chiaramente a lasciare un mi piace se questo video vi è piaciuto, lasciatemi un commento qui sotto, iscrivetevi al canale. In descrizione avete tutti i link utili, compresi quelli per i siti di crediti, che comunque ci sono metodi per acquistare crediti, ragazzi, anche ora che il mercato su Foot è stato modificato. Detto questo, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo nei prossimi video. Bella!